Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come fare uno dei cibi più tradizionali dello Sri Lanka e anche più buoni. E viene di solito usato e mai mancato su Capodanno, tutte le feste, compreso il compleanno, soprattutto il compleanno. E ora ve lo farò vedere. Ora vi farò vedere gli ingredienti. Allora, l'ingrediente principale sarebbe il riso. Questi sono 500 grammi di riso basmati, perché io ho usato il basmati, che secondo me è meglio, però potete anche usare un riso bianco normale. Poi ci sono 3 bicchieri di acqua, una lattina di latte di cocco, e questo qua lo puoi usare facilmente sul supermercato ed è 400 ml. Oppure puoi usare una vera noce di cocco. E poi infine serve un cucchiaio di sale. Ora inizieremo a lavare 3 volte bene il riso per poi metterlo nel cuocinetto. Ora, dopo aver lavato bene 3 volte, lo mettiamo per tutto quanto qui nel cuocinetto. Lo apriamo e lo mettiamo tutto quanto dentro. Adesso mettiamo un po' di acqua e prepariamo il latte di cocco. Preparato il latte di cocco, dovremo andare a metterlo nel cuocinetto, solo che dovremmo metterne metà, e poi se ci manca un pochino di acqua lo aggiungiamo al riso. Ok, ora lo iniziamo a mescolare. Mettiamo un cucchiaio di sale, poi se ci serve aggiungiamo un po' di acqua. Ora aggiungiamo un pochino di acqua. Ora chiudo il riso per poi farlo cuocere. Accendendo il cuocinetto, però dovremmo aspettare per la metà del tempo, perché dovremmo fare una pausa e dovete controllarlo ogni 10 minuti. Ok, ora dopo aver mescolato per bene richiudiamo e aspettiamo altri 10 minuti per ricontrollare. Ora, dopo circa 10 minuti, dopo aver controllato e se è già a un buon punto, possiamo già iniziare a mettere l'altra metà di latte di cocco. Ok, bollentissima. Ora lo mescoliamo per bene. Dopo aver mescolato per bene, richiudiamo e aspettiamo altri 10 minuti per ricontrollare. Ora, dopo 10 minuti, dopo aver controllato, io vedo che è già pronto. Quindi iniziamo a metterlo sul piatto. Allora, stando molto attenti. Ora, dopo averlo preso, lo prendiamo senza bruciarti le mani, perché è molto caldo, mettiamo sul piatto tutto il nostro kimbap. Ora lo mettete come cerchio, ma
spalmando tutto quanto alto, così che dopo lo tagliamo per bene. Ora, dopo averlo arrotondato e fatto bene, potremmo anche fare delle decorazioni, tipo io sto facendo, sto preparando dei fiori fatti di carote. Ora è giunta la più bella ora di oggi. Questo è il latte di cocco, il riso al latte di cocco, e ora lo proviamo a mangiare. Ok, ora è giunta l'ora di assaggiare il riso al latte di cocco. Vediamo com'è. Allora, voi potete mangiarlo con la forchetta, con un cucchiaio, con quello che volete, ma di solito il dessert che ci mangia con le mani, quindi potete metterci una salsa, cosa volete, va bene con quasi tutte le cose su questo che è notte. È buonissimo, ho appena assaggiato, anzi credo che ho fatto il migliore oggi, sono stato bravissimo, attentissimo, e provatelo, è molto buono, ve lo dico. Ciao, alla prossima!